Il maestro non lascia un cadavere, lascia un corpo di arcobaleno. Io ne sono assolutamente certa. Il mio maestro, Michael Williams, non ha lasciato un cadavere, perlomeno il suo cadavere non si è mai trovato. Molti anni dopo della scomparsa di Michael, io ho incontrato una grande artista per la quale ho anche scritto un libro, ci credo, ci riesco. Lei ha voluto rimanere anonima nel libro, infatti la chiamo Carla, come mia madre, e lei mi ha raccontato una storia simile. Il suo maestro, che lei chiama Vento, non ha lasciato un cadavere, o perlomeno il cadavere di Vento non si è mai trovato. E il suo più stretto discepolo, Pocchiao, ha detto a Carla di aver visto nel giorno della scomparsa di Vento un arcobaleno in cielo. Ancora oggi Moan Edirisuria, che era il mio amico e come me discepolo di Michael Williams, ancora oggi, se glielo chiedete, lui vi dice che nel giorno della scomparsa di Michael lui ha visto un arcobaleno in cielo. Io non c'ero, ero in Europa. E sono stata chiamata in Sri Lanka, sono andata dopo un certo tempo che ero lì e che il cadavere di Michael non si trovava. La polizia di Veligama mi ha fatto firmare un documento che dichiarava la morte presunta di Michael Williams, pur tuttavia il suo cadavere non si è mai trovato. Io sono certa che il maestro non lascia un cadavere, ma un corpo d'arcobaleno. D'altra parte, il cadavere, come la bellezza, come tutto in questo mondo, è negli occhi di chi guarda. Il discepolo ha uno sguardo libero dall'oggettività delle cose, dal senso del materialismo. Se ha bene appreso la lezione del maestro, il discepolo non può vedere un cadavere, vede un arcobaleno. E poiché non esiste nessuna realtà data, nessuna realtà oggettiva, ma la realtà è ciò che noi vediamo, sentiamo e ci narriamo, allora certamente i maestri, quelli veri, non lasciano un cadavere, ma un corpo d'arcobaleno.